E Lorenzo, andiamo subito a guardare insieme ovviamente l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi ricordiamo un attore britannico, purtroppo scomparso, che per ben 12 anni è stato l'agente segreto più importante e bello nel mondo. Nel 1927 a Londra nasceva Roger Moore, figlio di mamma Lillian e papà George Alfred Moore, un agente di polizia. Nel 1944 Roger Moore si iscrive alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra e fa i suoi primi esordi al cinema negli anni 50 con i seguenti film: L'ultima volta che vidi Parigi, Oltre il destino, Il ladro del re e Diana la cortigiana, dove iniziò a mettersi in evidenza grazie all'eleganza e alla presenza fisica. Nel 1959 apparve nel film Vento di tempesta e nel 1961 in Desiderio nel sole e L'oro dei sette santi. Ma ad aprire le porte del successo è proprio la serie televisiva Il Santo, dove Roger Moore interpreta il protagonista Simon Templar. La serie televisiva divenne veramente un grande successo, a tal punto che ci furono delle riprese di alcune serie per il grande cinema. Altro grande trionfo fu la serie Attenti a quei due, insieme al grande Tony Curtis. Grazie a queste serie televisive Roger Moore diventa il più grande attore di serie poliziesche. Nel 1973 gli viene offerto il ruolo di James Bond in sostituzione di George Lazenby. Esordio di Roger Moore nelle vesti di James Bond avviene con il film Agente 007 Vivi e Lascia morire e nel 1974 interpretò Agente 007 L'uomo della pistola d'oro. Gli altri film della serie 007 con Roger Moore sono La spia che mi amava, 1977, Operazione Spazio, 1979, Solo per i tuoi occhi, 1981, Operazione Piovra, 1983 e Bersaglio Mobile, 1985. Roger Moore è stato l'attore che ha interpretato più volte l'agente 007. E grazie anche alla sua ironia lo vediamo in alcune commedie come I seduttori della domenica, 1980, La corsa più pazza d'America, 1981, Pantera rosa e il mister Clouseau, 1983. Fu sposato con l'attrice italiana Luisa Mattioli e da lei ha avuto tre figli. E grazie alla relazione con sua moglie, lui sapeva parlare benissimo l'italiano. Ma nel 2002 sposò una multimilionaria danese. E adesso alcune citazioni di Roger Moore. Alcuni hanno il dono del canto, altri della bellezza. Io ho il dono della modestia. Ce ne sono molte di citazioni di Roger Moore e io voglio dirvele alcune. Sono idealista e realista allo stesso tempo. Potrebbe anche essere che non sono bravo come Laurence Olivier, però in compenso sono molto, molto più alto di lui. Altra citazione. La mia gamma di espressioni durante la recitazione? Sopracciglio destro alzato e sopracciglio sinistro alzato. Questa citazione la amo perché dice: se non disponi di umorismo, allora puoi farti inchiodare il coperchio della bara. Ultima sua citazione: mi piace essere un attore super pagato. Roger Moore apparve per l'ultima volta in pubblico
al Royal Festival Hall di Londra nel novembre del 2016. Roger Moore muore in Svizzera il 23 maggio 2017 a 89 anni per tumore. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi abbraccio, vi auguro un buon fine settimana e vi auguro anche un buon di pomeriggio. Ciao da me Silvia Pagni, ciao a tutti!